Bienvenido, amigos. Finalmente ci siamo. Guardate già Flex, l'ansia di Flex. Sono le singles della pomeridiana e nosotros somos al cuore del ventura. Per colpa vostra ho perso i capelli. Ciao, anch'io bevo acqua levissima, anche a Fuerteventura acqua levissima, perché acqua levissima è sentirsi in forma. Provala anche tu, acqua levissima a Fuerteventura. Acqua levissima. Eccolo il mezzo. Sai che schifo di colore, però deve andarsela nera. Bello. E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Bye.
VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. MCs like a pound of bacon, burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my ragtop down so my hair. Say Taylor was a good girl, never want to be late, complain, express ideas in her brain. Working on the night shift, passing out the tickets, you're gonna have to pay her if you wanna park here. We're mommy's little dancers, quite a little secret, walking on the streets now, never gonna keep it. Eccoci qua, Larry Smith, per una session in compagnia dell'esperto, pure campione mondiale, allenatori. Come vedete, i due addetti ai lavori stanno preparando per la session. Ora stenderemo un velo di paraffina sulla tavola affinché i nostri piedi, una volta che saranno sulla tavola, aderiranno meglio alla superficie della long pole, perché questa è una long pole usata a Waikiki nel 74 da un certo John Sven Stiller. Ci spieghi cos'è, signor Caloni, una long board? Una long board è una tavola che ti permette di affrontare onde di dimensioni gigantesche mantenendo una certa stabilità sull'angolo e sul bordo esterno detto tettonico. Tettonico. È un usato libro di Popos. Lontano 1975. Signor D'Incerti, la differenza tra una longboard e una tavola del cazzo corta? Allora vedi caro operatore, cari spettatori, una longboard si differenzia da una tavola normale per la consistenza del legno pregiato usato per costruire queste splendide attrezzi. Ma magari il nostro esperto pluricampione mondiale, il signor Andrea Galloni, lui può dire di più. Finds a better world.
Buonasera. Oggi ho un abbreviato. L'amico Francesco fa solo surf per moto, per figa. Io invece di surf ce l'ho nel sangue. La differenza tra il longboard e il surfboard è che la tavola lunga riesce a mantenere della onda molto più lunga. Invece con la corda puoi fare più manovre sullo tiolo. Diciamo che per l'inesperienza, accanto a questi due ragazzi, è meglio avere una longboard che ti permette di fare figure più lunghe e avere una maggior stabilità della tavola, come diciamo in Nicola. Presentando sempre che Francesco fa solo surf per moda, che abbia una longboard o una shortboard, la cosa non cambia, sono sempre un fallito nel campo del surf. Comunque proviamo a vedere come se la cavano i nostri amici. Vediamo che con una certa disinvoltura canala nell'onda, ecco che si è di agguantare la prima onda, ecco, è lui, non si vede più. Eccolo, se l'ho visto travolto letteralmente dall'onda. Non riesce a temere. Eccolo. Ce l'ha fatta. Vediamo il surfista indeciso se tornare al luogo di partenza, ovvero sull'Etino. So please take what's left of this heart and you. Please use only what you really need. You know I only have so little, so please mend your broken heart and it's not your style. See ya. Are you recording? Yeah. Yeah. Amazing. Just do it. Follow pollo congelado. Por el nacimiento del verano a la puerta. Ah, sì. Dovresti mangiare pollo.
mangi pure la frusta. E poi ce n'è anche per te. Adesso vi faccio divertire io. Ma firma là, che venite qui in spiaggia e invece che prendere il sole venite qui e fate le troie? Ah sì, eh. Allora lo faccio vedere io. Oh fuck, Big Daddy, don't stop. Oh Big Daddy, don't stop. Oh, oh Big Daddy, don't stop. Oh fuck, Big Daddy, don't stop. Oh yeah, oh, oh yeah. Oh, yeah. Oh, fuck me. Oh, I'm gonna come. Ragazzi, ho registrato la confessione del surfista, non ce la faccio mica. Ragazze, dontelle di carpi, avete sentito la dichiarazione del nostro amato surfista Slater? Dai, team. Dai, dichiarazione del ritiro. Per oggi mi ritiro. Sarà solo per oggi o per sempre? Nostrum signorum.
Barum Fedelum, l'isola de Fuerteventura. I pescatori non creddero ai suoi loro occhi quando videro un umile uomo camminare nelle acque. Del Signore. Del Signore. Ma era lui, Gesù. E volse una preghiera per tutti i suoi amici. Preghiamo insieme. Tam preghierum per Manuelum pelatum salicetum. Non hai pagato un affittum. Thank you.
si sta, c'è la mano dentro, la figa sta facendo così. Guardiamo dentro! Vieni qua. Signor Vincenti, che tipo di donne vengono da lei? Ma diciamo prevalentemente donne sposate, donne sole, donne diciamo che non hanno mai provato nella vita un'esperienza diciamo al top. Dicono che le modenesi siano le più carenti in questo settore, cosa dice signor Vincenti a proposito? Sì, diciamo che insomma ci sono varie tipologie, le modenesi diciamo sono tutte delle vacche, ecco. Quando vengono da me si sentono ridate, io le offro un servizio che veramente nessun altro può offrire. Modestamente, da tanti anni che svolgo questo lavoro, le ho soddisfatte praticamente tutte, non c'è mai nessuna che è andata via da me senza dire, guarda, è stato, sono veramente delle vacche. Sì, via Vincenti. E ora lo spazio al meteo. Got a second to this girl and I don't want to let down my fans and stuff like that. Bene Nicola, a questo punto non ci resta altro che guardare la tua session. Sì, well, gli amici a casa vedranno diciamo le tue evoluzioni, ricordiamo le tue famose evoluzioni tra cui il 360, l'aria, il wipeout e... Diciamo che i miei pezzi forti sono il 360, il wipeout. Semplicemente sono i Flavico con la Honda Barrel. E come in Tubadera oggi potremmo vedere qualcosa? In Tubadera oggi è un po' difficile, cioè perché c'è l'Honda come c'è detto, cioè che lavora da destra verso sinistra e sarà un po' duro. Comunque io farò del mio meglio, sicuramente tra 60, flip, freestyle. Insomma, quindi ne vedremo delle belle. Sono all'ordine del giorno, diciamo. Bene. Okay, amici di Surf Session Italia, qui con noi Nicola Galloni. Ora lo vedremo, a presto! Spero di avervi divertito, ci vediamo alla prossima! See you there! Amici di Surf Session Italia, benvenuti ancora una volta qui a Fuerteventura, Playa de Esquipo. Oggi dobbiamo vedere gli allenamenti in attesa dei campionati mondiali che si svolgeranno a novembre. Abbiamo incontrato alcuni ospiti famosi internazionali del campo longboardistico e shortboardistico della stagione. Abbiamo una sorpresa per voi, direttamente from Honolulu, Jane Dogui, il famoso longboardista, se fagli qualche domanda. Hi sir. I came for an interview from Italy. Yeah, no, sorry, I speak all Italian. I don't speak English by well. Italian? Yeah. A little bit? Okay. Bene, ci ha concesso queste domande. Hi ladies, Jay Dogui, ricordiamo è stato campione di longboard nel 97, 98, 99, colleziona all'attivo 7 successi mondiali, è uno dei più pagati surfisti del campo, ricordiamo sì, sì. 7 milioni di euro l'anno, lo sponsor della BIC, si fornisce le tavole. Volevo ricordare l'anno scorso una settimana a San Diego, partecipato ai campionati internazionali, classificato nel 60° posto. Circa su un centinaio di persone, insomma, ritengo sia un risultato abbastanza efficiente, diciamo, date le mie qualità sportive, insomma, ecco. Oggi ragazzi vi farò vedere un riff eccezionale, surfando l'onda e cercando di prenderla praticamente da destra, visto che da sinistra, insomma, la ritengo molto più facile, insomma, e soffice, e mi stupirò con uno slide perfetto, proprio su
possiamo farti alcune domande per gli amici a casa che seguono, che magari non capiscono. Sì, prego, per chi si fosse sintonizzato solo ora, ricordiamo, siamo a Fuerteventura, Canarie. Ah sì, vuoi farmi qualche domanda? Se possiamo avere questo onore, visto che so che lei è molto impegnato con il suo team, che è qui presente, che la sta seguendo costantemente, giusto? Sì, sì, vogliamo dare una panoramica della gente, così il viaggio al mare, è venuto qui appunto per vedere me e mio fratello Nicola. Portami al mare, compriamo il pane e un fornellino, bella cuore di panna. Cuba in Romagna, cioccolatino, prendi tutte le cose, tutti i colori di questo giorno qua. Sandra, sei di Nutella, pelle che brilla. Ti spalmo il miele, guarda che arriva l'onda, mora gioconda, distesa al sole, perso nelle tue pose, nei tuoi sapori, come un bambino, specchio nelle mie brame, cotto il pane sul fornellino. Sandra, alza la radio, dammi la mano, come corre il tempo, bella senza rimedio, Cuba è vicino, amore contro vento, lascia mille sorrisi, tuoi paradisi, ancora un altro giorno. Sandra, cielo e calore, portami al mare. Ritorno a... di fronte, sembra di essere su Marte. Tutti i posti che pela non vedrà mai, come pure Matteo.
Galloni, sto portando un giro per me. Ci dica qualcosa, un'opinione su questo stupendo paesaggio che abbiamo dinanzi. Che aria che c'è? Voi non spendete lo spagnolo, voi questa terra che vedete fino alla fine della nuvola è tutta roba mia. Questa terra si comprende di capre, era la roccia da cinguani, anche coglioni come lui che vengono in vacanza per mettere a disposizione le terre per fare surf, ma non si è ancora vista come carnones. Il mio commento è finito. Telesierra Telesierra. My bedroom. Okay.
one line in the down of the bed. A big bed or a small line? And the other line that is over the bed. Okay. And I'm either. Era lui il materassino. Oh, ti sei ammazzato? Nigga, you ain't no
It's legit, you know it's a hit when the Neptune's on the doggy dog finna spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need, if you wanna breathe. I got the best weed, mine is seeds. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to gripping. Show what I see, you don't fuck with me. Are you telling me to say the same? With a G from Los Angeles, where the helicopter just got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. I'm not sure what I see. From Cuba Cuba, I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha ha. McWillie style's all in it. Get with it.
Pronto? Sì, sono io, salve. Pronto chi? Sì. Sì, prego. Beh, è probabile, sapete che sono all'estero da un mese e non... È vero, è vero. Sì, l'ho scordata quella lì. Niente, io torno a casa il 23, la pago direttamente in posta col bollettino. Pronto? Sì, pronto? Mi sente? Sì, sì. E questo numero cosa mi serve? Questo numero è così. Perfetto. Ah, ma anche se lo pago col bollettino? Ho capito, va bene. La saluto. Buongiorno. Hai mancato la rata, ti hanno cappellato anche all'estero. Sei ancora in tempo per pentirti, figliolo. Ritirati e la Chiesa avrà misericordia di te. Questo è un luogo sacro. Vattene, creatura inferma. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you... Solo una tua resa incondizionata potrebbe salvarti dalla forca. Lurida zecca, sei una nullità. Sei incapace, ecco il tuo problema. Ehi, ragioniamo. Possiamo parlare con calma. Cosa credi di fare? Assaggia il filo della mia spada. Ah!
E questa la chiami vittoria? Libertà! Signore e signori, se potete vedere il nuovo modello che Dolce & Gabbana ha scelto per questa stagione inverno autunno 2005-2006, eccolo, il suo nome è Michel. Stasera nous allons al bar des gays, perché io e il mio amico Valenti siamo molto volenterosi di
conosce nuovi piselli. Se puoi un attimo fare un leggero twist. Un leggero twist sulle scale per far vedere agli amici a casa il nuovo modello che Dolce Gabbana ha disegnato apposta per. Ciao tesoro! Io i cami sono fatti interamente nella nostra cittadina di Milano, in via dei Monti dei Paschi di Siena. Le ciabattine sono state disegnate con i colori della cucomera che ricordano tanto l'estate. Tutto bene. Ciao tesoro, ci vediamo dopo. Un bacino per gli spettatori. Tiepida giornata di agosto, i pescatori non credero ai loro occhi quando videro un umile servo della vigna del Signore che camminò sull'acqua. Gesù di Nazareth, venuto sulla terra a rendere i nostri peccati. Alleluia! Thank you.
done did it now. Chaos, you should have put this one in the vault, man. They not ready. They don't know what's coming. Hi, man. Listen to music, sound better. You know what I mean? Yeah. Everybody, put your hands up, everybody, don't stop. Turn around, move your feet, move your body. Yeah, I saw it. Dai, si piace il cappello. Se non l'ha pagato per il cappellino. Parla, racconta una storia di un coglion che sì. Ha preso una strada di pantano col commenton di un altro coglion, diamo una lavatina. Questo è il risultato che la ruota sta andando più sul basso, se uno spogliare. Speriamo l'operastra. Abbiamo già la fuori, che facciamo? Ecco, questi sono incidenti di percorso che capitano qui nei sentieri di Fuerteventura. Come potete vedere l'acqua è sta più alta. Guido, Andrea, ci sono due branzini lì, Ragazzi, volevamo venire a Fuerteventura ma abbiamo cambiato itinerario, avevamo pensato di fare le terme a Salvarola, i fanghi. Ecco, guardate. Questa gita fuori porta oggi ci è costata muy muy cara. Tengo la camisa nera, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo
suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Iribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo. We'll be right back.
Gives birth, tell me who can say how much a child is worth. A miracle living on this planet Earth, rotating to the rhythm of the universe. Life more precious than the rarest stone, more valuable than silver or gold. Life, the essence is invisible to the scientific mind, it's impossible. Like the secret of the seed that grows into a tree, the starry galaxies remain a mystery. Oceans and the seas, the air we breathe, God knows that I believe. Life is a miracle. Life, oh life. Life is a miracle. Oh life. Life, life is a miracle. As I turn one page of our history, I see so many great personalities like Marcos, Messiah, Garvey, Emperor Selassie, and the great Bob Marley. Malcolm X with any means necessary, Martin Luther marching to victory, Mother Teresa, Princess Diana, even Tupac Shakur and the one Daddy Biggie. Well, they will always have a place in our memory.
and in time to come, you wait and see, they will all get the gift of eternity. God knows that I believe. Life is a miracle. Father, who art in paradise, we thank you, Jah, for the gift of life. And though this world is filled with trouble and strife, in time to come it will be worth the price. Life, the journey of experience, by growing we secure our deliverance. Life, the phenomenon, the prodigy, the marvel of an undiscovered destiny. So let's give thanks to our Father above for all of the wonderful things that He does. Life is the ultimate gift of love. God knows that I believe, yes I do. Life is a miracle, it's true. Life, oh life, life is a miracle. Oh life, life, oh life, life is a miracle. Life, oh life, life is a miracle. Oh life, life, oh life, life is a miracle. To paradise, life, oh, oh. Life is a miracle. Life, oh life, oh life. Life is a miracle. Life. Walk in the door to the liquor store and try to get money out the drawer. You better think of the consequence. Who are you? I'm your mother conscience. That's nonsense. Go in, gamble the money and run to one of your aunt's cribs and borrow a damn dress, the one of a blonde wig. Tell her you need a place to stay. You'll be safe for days if you shave your legs with Renee's razor blades. Yeah, but if it all goes through like it's supposed to, the whole neighborhood knows you and they'll expose you. Think about it before you walk in the door first. Look at the store clerk, she's older than George Burns. Bump that, do that, hit that lick. Can you afford to blow this hit? Are you that rich? Why you care if you scared of death? Are you that chick? Do you really think she gives a f-? You have kids? Man, don't do it, it's not worth it to risk it. Not over this list. Stop. Drop the biscuit. Don't even listen to Slim, yo, he's bad for you. You know what, Dre? I don't like your attitude. These voices, beat Dan, 21 years old. After meeting a young girl at a rave party, things start getting hot and heavy in an upstairs bedroom. Once again, his conscience comes into play. Now listen to me, while you're kissing her cheek, smearing her lipstick, slip this in a drink. Now all you gotta do is nibble on this little chicken's earlobe. Yo, this girl's only 15 years old. How could you take advantage of her? She's passed out. It's easy,
just cut these lights out, that's how. Then pick this chicken up, get her off Brad's couch, and leave her on the front porch at her mom and dad's house. Man, ain't you ever seen that one movie, Kids? No, but I seen the porno with Son Dubious. Dubious. You wanna get hauled off to jail? Pump that, drop her off, ring the doorbell, then bail. Meet Grady, a 29-year-old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another man. Alright, calm down, relax, start breathing. Start breathing, man, you just caught your wife cheating. While you at work, she's with some dude trying to get off. Forget getting divorced, cut this chicken's head off. Wait, what if there's a good explanation for this? What, she tripped, fell, landed on his... Alright, Shady, maybe he's right, Grady. But think about the baby before you get all crazy. Okay, thought about it, still wanna grab her? Kick her out the house, get your daughter and kidnap her? That's what I did. Be smart, don't be a retard. You gonna take advice from somebody who slapped D-Bomb? What you say? What's wrong? Didn't think I'd remember? I'ma kill you, you little mother... Ah, temper, temper. Mr. Dre, Mr. NWA, Mr. AK, coming straight out of Compton, y'all better...